La guerra oggi ha a disposizione un grande alleato, l'informazione. Senza l'informazione non c'è guerra che possa esistere. Sono le immagini dei cineasti che, mettendo a rischio le proprie vite, fanno sì che possiamo farci un'idea della guerra. Ma che devo dire? Quello ti pare, mettiti l'elmetto. Pronti? C'è. Motore. Partito. Interviste militari, rullo 1 prima. Azione. Ma la guerra... La guerra è noiosa e ti dicono tu va là e ammazzano più che poi. Il primo giorno può essere anche divertente, ma dopo un po' una monotonia. Certe volte per vincere la noia e si dà fuoco agli ospedali così per vedere come scappano i malati, ma dopo un po' una noia mortale. Stop, stop. Questa si può mica usare. Che ce la fa di qualcosa possa andare in onda, idiota? Interviste militari, rullo 2 decima. Perché faccio questa guerra? Ma è ovvio, ma per servire il mio paese, no? Il fatto è che sono nato in Africa. Stop! Questa guerra? E la facciamo per la libertà. Perché l'uomo deve essere libero. Guardi, io sono dottore. E di notte cerco di salvare vite umane. E di giorno cerco di farne fuori il più possibile. Se non è libertà questa... Stop! Porco cane! O che sono tutti così? Facciamo un ultimo tentativo. Interviste militari, rullo 4, 12. Io volevo tanto venire in Iraq, vedere questo gioiello del Medio Oriente, questo paese dalla cultura antichissima. Volevo incontrare persone interessanti, stimolanti, e poi ammazzarli tutti. Stop! Porco cane, non si può usare nulla, come si fa? Ma che, ti sistemo tutto io in post-produzione, un po' di doppiaggio, un po' di montaggio, qualche trucchetto e siamo a posto. Sei pronto? Ecco, aspetta, aspetta si giri, vai ora. Perché sono americano. Ecco, qui tu mi fai un altro taglio. Perfetto. Il premio è stato assegnato a questo documentario, un documentario toccante sugli aspetti umani della guerra. Credo che niente sia stato mai girato di così autentico. Perché faccio questa guerra? Ma è ovvio, ma per servire il mio paese, no? Perché sono americano. Ma la guerra... La guerra è noiosa. A volte per non stare senza far nulla si rimbiancano gli ospedali, si fa compagnia ai malati. E la facciamo per la libertà. Guardi, io sono dottore. E di notte cerco di salvare vite umane. E di giorno cerco... È chiaro il concetto? Io volevo tanto venire in Iraq. Volevo incontrare persone interessanti, stimolanti, e poi amarli tutti. Sentito? Ha detto... E poi amarli tutti. No, io ho detto ammazzarli tutti, comunque, vabbè. Se avete un bisogno incontenibile di un'informazione corretta, VC News.